Ciao a tutti! Oggi prepareremo il pan brioche al miele. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo manitoba, lievito di birra fresco, latte, zucchero, miele, burro, uova, aroma di vaniglia, aroma di arancia e per farcire burro e zucchero. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte, lo zucchero ed il lievito ed azionare il bimby per un minuto, 37 gradi. Velocità 3. Aggiungere il miele. La farina. Le uova, l'aroma d'arancia, l'aroma di vaniglia. Chiudere con il coperchio senza il misurino ed azionare il bimby per 3 minuti. 3 minuti in modalità spiga e dal foro del coperchio aggiungere il burro. L'impasto è pronto. Trasferire in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciar lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, l'impasto è ben lievitato, trasferire su un piano di lavoro infarinato. Stendere con il mattarello formando un rettangolo. Spennellare la superficie con il burro. Spolverizzare con lo zucchero. Arrotolare dal lato lungo. Tagliare dei tocchetti da circa 4 cm di larghezza. E posizionarli su una teglia rivestita con carta da forno. Far lievitare in forno spento per almeno 2 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso l'impasto. Spennellare la superficie con un tuorlo e un po' di latte. Cuocere in forno preriscaldato statico a 200 gradi per 40 minuti circa. Pan brioche è pronto,
Lasciamolo intiepidire prima di rimuovere dallo stampo, spolverizzare con zucchero a velo e servire. Pan brioche al miele. Grazie e alla prossima ricetta!